Allora, prendiamo il ferro filato, lo tagliamo alla misura desiderata, lo pieghiamo ad uncino, lo mettiamo da parte, poi prendiamo la carta, allunghiamo un pochino, poi facciamo i petali. E la pieghiamo a mo' di fisarmonica per 18 volte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Togliamo la carta, tagliamo gli angoli, e l'estremità del petalo lo facciamo in questo modo. Ecco i petali. Con un coltello andiamo ad avvolgere l'estremità del filo in questo modo. L'abbiamo fatto. Una volta avvolto i petali, dobbiamo allargare la carta così. Prendiamo l'uncino e avvolgiamo un po' di carta sopra. Cominciamo ad avvolgere i petali. Il primo deve venire bello stretto, il secondo un po' più lento. Dobbiamo cercare di far venire uno di fronte all'altro. Ecco, riempire tutti gli spazi. Comincia a vedere la rosa. Stare attenti a non farci scivolare la carta dalle mani. Tenerla sotto ben stretta. Ecco, abbiamo finito. Teniamo sotto dallo stretto il filo, lo fermiamo con il pollice e poi cominciamo ad arrotolare. Mentre arrotoliamo dobbiamo stringere. Poi giriamo il filo così, lo mettiamo, inseriamo dentro la rosa e stringiamo. Di nuovo e poi di nuovo più sotto per stringere la carta.
Abbiamo la rosa. Adesso dobbiamo realizzare i sepali. Con della carta verde. Arrotoliamo per circa un centimetro per quattro volte. Togliamo. Andiamo ai lati. Poi tagliamo ad angolo. Allarghiamo giusto un attimo qui. E la avvolgiamo intorno a noi. Poi di nuovo con il filo chiudiamo. Poi andiamo a realizzare le foglie. Abbiamo piegato tre volte la carta, poi con le forbici a zig zag cerchiamo di realizzare le foglie. Poi la carta, togliamo in questo modo e andiamo a riempire lo stelo con un po' di colla. Cerchiamo di chiudere bene lo spago. Con la mano sinistra giriamo la rosa. Con la destra cerchiamo di tirare bene sotto la carta. A questo punto prendiamo una foglia, facciamo una piega qui, la mettiamo in questo punto e poi avvolgiamo un'altra. Adesso fino a sotto a chiudere. Ecco qui. Un po' di colla. Chiudiamo. E strappiamo. Poi con il coltello prendiamo le foglie. Ed ecco qui la cosa.